Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Un saluto alla redazione, in studio Maria Lucia Piccinni. La Lega chiede un ministero per famiglia e natalità, lo ha annunciato il segretario Matteo Salvini ieri in un incontro con i militanti varesini a Saronno. Notizia confermata dal capogruppo leghista al Senato Massimiliano Romeo. L'obiettivo è di seguire l'esempio delle politiche del Trentino Alto Adige, regione che ha l'indice di natalità più alto. Covid-19. L'incidenza settimanale a livello nazionale sale a 441 ogni 100.000 abitanti contro 325 ogni 100.000 abitanti della scorsa settimana. Netto aumento anche dell'indice di trasmissibilità, in aumento rispetto alla settimana precedente e superiore al valore della soglia epidemica. Mattarella all'inaugurazione dell'anno accademico degli istituti di formazione dell'esercito. Rientrato da Malta, il Presidente della Repubblica parteciperà a Torino alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2022-2023 degli istituti di formazione dell'esercito che hanno sede proprio nel capoluogo piemontese. Riscaldamenti, arriva il decreto con nuovi limiti e orari. 15 giorni in meno, riduzione di un grado della temperatura e di un'ora al giorno per il riscaldamento quest'inverno. Eccezione però per ospedali, asili, piscine, saune e alcune attività industriali e artigianali a cui i comuni abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura. Fa sapere il Ministero della Transizione Ecologica nel comunicare il decreto che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale. Meloni, no ad ingerenze dall'estero. Parigi smentisca Bonn. L'era dei governi a guida PD che chiedono tutela all'estero è finita. Così scrive Giorgia Meloni su Facebook. Guerra, l'Ucraina necessita di armi pesanti e carri armati, ha affermato la presidente dell'Eurocamera prima del vertice informale di Praga. Rappresenta la risposta proporzionata all'escalation russa. Questa era l'ultima notizia, in regia Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.